Night, siamo al gambero e al mio fianco c'è un grande vi ho odiato un po' perché sto facendo una dieta, non ho potuto mangiare niente, ho solo guardato mangiare. Ho mangiato un po' di pesce, un po' di verdura che la odio. Allora c'è stato Pippo Franco, ci sarà Martufello, Paolo Micro, c'è 60, cioè i capolini ormai siamo. Veniamo qui a morire. Come gli elefanti, la rassegna è, vediamo chi muore per primo. No, io sono, pensate, di questo trio sono più giovane, quindi sono contento, faccio 60 anni a giugno. Bene, devo ringiovanire per forza perché sono braccato da Equitalia come moltissimi di voi. E ho chiesto un palco, ho detto Cornelio, basta, anche molto piccolo, e secondo me hanno esagerato. Questo è un francobollo, non è? Quindi cercherò di minimizzare i movimenti tipici. Potete di caffè che stanno ingerendo, generosi camerieri. E ho chiesto un faro solo perché voglio che questo momento di difficoltà dell'Italia venga rappresentato sempre. C'è un faro solo. Palco piccolo, un faro solo. Allora, niente, iniziamo lo spettacolo. Tanti anni di Zelliger, si parla addirittura di 14 anni di Zelliger, ho sempre parlato male di mia moglie attraverso lettere di My Wife, e mi rivolgo ai giovani, My Wife, chi non sa l'inglese non ride, quindi
ridete, fate finta. Pensate che il 67,8% della persona che ami è acqua, quindi quando ci litighi praticamente stai litigando con due tanni che da 25. È tempo perso. Ma quanti caffè portate? Basta? Bene? Chi ha bevuto ha bevuto. Fermatevi per Dio. Ho bisogno di stasi. Allora, l'uomo e la donna. L'uomo è risaputo che è molto meno evoluto. La donna è più basic, è più orango, è più orangotango. Quando c'ha tre cose gli funzionano nella sua vita, solo tre, gli parte la macchina la mattina, su quale campionato messa Benino, e tromba, il mondo gli si chiude lì. Si basta. Invece la donna moderna, è dinamica, si confronta, viaggia, piglia i brochure, compra i libri. Mia moglie compra dei libri da 800 pagine, legge tutto, tutte le pagine, anche quando non ci sono, non è che salta. Io faccio una comicità surreale, cioè dovete muovere il cervello, sennò non ridete. Non faccio le barzellette, eh. Sui comodini degli uomini ci sono dei libercoli, dei libricini, tipo La vita di Sandro Mazzola, 84 foto, in fondo un rigo solo, sì, sono Sandro Mazzola, fine. Io ho già avuto 8 caffè, non dormirai in casa stanotte, me ne pidi un altro. Bene, veniamo all'appuntamento uomo-donna. Allora, l'uomo da millenni adora il suo odore, nel senso che ci identifica. Perché ci laviamo? È contro la nostra natura. Noi ci laviamo unicamente perché abbiamo più probabilità di trovarci una femmina. È triste, ma è contro la nostra natura. Mentre la donna si lava, si mette le creme, si lava, si mette... diventa anonima, diventa una crema, diventa un nome, c'è il tifo, c'è il tifo, c'è... Ma l'identità di un puzzo, di un uomo, è quello, da millenni. Quindi l'uomo, se deve avere un rapporto con una donna, cosa fa? Uscire con una bella donna, si lava prima, compra un bel mazzo di fiori, fa la doccia nudo con i fiori così, così la raffia, stira i jeans, mette le Hogan, si rade con cura, un mostro. Anche lei si prepara, si rade con cura, si spera da altre parti, è pronta. Hai prenotato un ristorante molto figo, molto chic, molto in... E c'è mai stato, però finalmente l'hai prenotato. La mia prende con la macchina, hai lavato anche la macchina, la porta al ristorante e parcheggi lì. La cosa incredibile, a lei sta bene il parcheggio che hai trovato. Non ti capiterà mai più nella tua vita. Da lì in poi ti romperà sempre il cazzo. Quindi, conscio di questo, cominci a fare alcune foto, ricordo. Entri, fai disinvolto, luci basse, camerieri basse, pochette basse, tutto basso, tutti che fanno basso, arriva questo con la camicia bianca, con la giacca bianca, faccio tutta la faccia. Che cazzo dici, ma capotto? Ti dai un contegno, ti mando un'email, martedì, giovedì ti mando un'email, e fa, ma che cazzo è? Mai stato qui, è la prima volta che lo vediamo. Comunque, hai prenotato questo ristorante, il tavolino appartato, lei si siede, non si siede, perché la donna, se questa è la sedia, si siede qui. Tipo, l'avete vista la Gruber, 8:30? Sta così. Cercando la posizione più scomoda del mondo. Infatti, devo schienare, dopo mezz'ora se ne va da sola. La posizione della donna è questa. Al ristorante si dà un contegno, no? Così. Perimetrizza tutto il ristorante, cerca di capire, di capirsi. Tu ti siedi, arriva al maître. Questa è una battuta, il maître. Vedi, maître. Avete mangiato bene. E il maître accende la candela in mezzo al tavolo. Lei prende coraggio,
Con un sorriso screpola il rossetto, bellissima frase, potete anche scriverla sotto la dopo. Con un sorriso screpola il rossetto, prende coraggio e comincia a parlare. Quanto parla? Provo a dire qualcosa a te. Parla sempre. Parla, parla. Quest'aria calda, questo fascio di roba calda, piena di parole inutili, tipo i fiori di Bach, sei in zodiacale, la mia amica è andata in Egitto. Due coglioni. Che meno male, sono nascosti dal tavolino. Ma si gonfia. Come un Laros Pirelli. Il tavolino comincia a alzarsi. No, perché no, devi capire che due anni fa mi fatto una crociera bellissima. Quando arrivi qui, tipo la nave di Schettino, ti innamori di lei. Veramente innamorato di lei, e da quel momento fai delle cazzate, che l'uomo innamorato fa delle cazzate. Lei lo trascina a Firenze in un posto dove non sei mai stato. Vorrei due biglietti, scusi, quant'è due biglietti? 50 euro. Due biglietti 50 euro? Ma non la fila, io la ragazza, 50 euro. Boh, non li strappare, sono 25 l'uno. Qui dovrei camminare a lungo, invece non posso. Ti unisci alle comitive. Museo più piccolo d'Italia. Ti fermi davanti a un quadro, ma non perché ti interessa, perché lo fanno tutti, ti mimetizzi. Non capisci un caso e cominci a contare fino a 10. A 8 fai così. Se il quadro è grande vi consiglio 15. E a 12. A quel punto l'amore dilaga, viaggi, scherzi, ridi, hai scoperto la tua anima gemella, finché è proprio il tuo cuore che ti spinge a proporre a lei la tua partner, che ha finito. Andiamoci a casa, sarà il nostro nido d'amore. Lei con gli occhi neri grossi così, dolcissimi, ciglia lunghe così. Ti guarda dentro l'anima con un filo di voce, mi fa, l'arrediamo insieme. Bugiarda. Bugiarda. Con i soldi del monopoli, falsa. Mia moglie in sala mi dice, pensinato, my wife, Barbara. Tanto tu non hai gusto. Ti aiuto io. Ti aiuto io vuol dire tu paga e scelgo io cosa cazzo mi pare, perché tu non hai gusto. Ho fatto comprare una cucina orrenda con lo ferro di merluzzo, con l'isolotto in mezzo. Ma che cazzo te ne frega dell'isolotto in mezzo? Una cosa orrenda. Ogni volta che entro in cucina mi guarda male. Cosa ci fai qui? Però c'è ancora lo scontrino. La tengo come ricordo. Nella giovane coppia cos'è che dilaga, che accende tutte le notti, tutti i pomeriggi, tutte le mattine, ogni minuto? La passione? Sono due pietre focaie. L'amore. L'amore. Lei, peccaminosa, si veste, non si veste, calze, rete, pizzi, svolazza da una stanza all'altra. Una libellula. E tu, cretino, corretino, che sbavi per la tua mamma e ciappi, e cerchi di ghermirla, di prenderla, di possederla. Questa è la fase A, ed è bellissima, sono d'accordo con voi. Ma torno nella stessa casa dopo 3 anni. Cazzo. Non svolazza più un cazzo. Nel buio del corridoio senti. Ma che sta sopraggiungendo? Uno Yeti? Un palombano? No, e lei è già in pigiama. Pigiama, c'è una tuta intera, 180 bottoni. 180 bottoni vuol dire che è in
tromba. Ti stacca sui bottoni, non ce la fai più. Ai piedi c'ha due leoni in gomma piuma. Ma che cazzo fai, c'hai 36 anni? Noi siamo a Disneyland. E in questo pigiamone di felpa spesso così, disegnati di orsacchiotto. L'orsacchiotto che ti guarda, l'orsacchiotto così. Come dire, come cazzo fai a eccitarti, a superare la barriera dei 180? Anche la postura cambia, l'idea. Torna dal lavoro, magari più, un pochino più tardi del solito, attenzione, così. Ah, è stata una giornata molto pesante. Se tu mi potessi un po' aiutare in casa. Non lo fare, è una trappola. Qualsiasi cosa fai, la fai male e te lo dimostra e ti fa vedere come si fa e dove hai sbagliato tutto. Una volta ho lavato i piatti, vai in cucina, torna con un piatto appiccicato qui, dritto, con l'occhio dello squalo, freddo, il ghiaccio mi fa. Cosa fa il telefono? Lo senti che non fa? E sai perché non fa? Perché è muto. Vieni a vedere come hai rifatto il letto. La calza a rete è diventata un gambaletto schifoso. Uno su e uno giù, sembra Tardelli. Tardelli ai mondiali. Arranca e tu dietro la segui il corridoio e pensi, ma io mi devo trombare quella roba lì finché morte non ci separi, ma io mi ammazzo prima. Guarda nel suolo a terra quanto è lasciato di quella destra. Guarda di là. Faccio vedere come si mette il copriletto una volta sola. È una tecnica tramandata da madre e figlia, tipo rezzaglio. Poi alla fine rovina tutto perché in mezzo al letto cosa ci mette? La bambola. Io ogni sera la metto vicino nell'angolo in basso, perché quando vado a fare la pipì, do delle pedate, sia l'andata che il ritorno. La sera già, alla mattina ci svegliamo, ce la faccio. La bambola, ma un caro ricordo di mia madre, appunto. Non voglio ricordi di tua madre, cioè. Nessun ricordo. Io ho provato ad andare a stare a Milano con mia moglie. Lasciamo Livorno, lasciamo la provincia, la grande città, Milano c'è tutto, c'è proprio tutto, c'è troppo, soprattutto il traffico. Però al quarto piano, questo quartiere, le macchine sempre, sempre, non ho mai trovato parcheggio, in 4 anni ho trovato parcheggio una volta sola, vicino al portone, una volta sola, talmente contento che intorno alla macchina ci avevo messo tutti i gerani. Vado su e mia moglie fa, senti, prendi il piumone, prendi la macchina e vai in lavanderia. Cosa? Ah, quel tono con me non lo usi. Si litiga per il tono. Allora vado giù, faccio piede, nervoso, litighiamo. Mi fumo una sigaretta sola, ma così. Inavvertitamente mi avvicino alla mia macchina, arrivano 5 macchine. Cosa fai? Esci? Cosa fai? Esci? Sono venuto a mangiare i gerani. Si
si litiga quando la donna fa la romanzina, ma anche quando sono fidanzatini sotto un lampione. Io ho visto due giovani che lei fa a lui: ma sai che ieri mi hai detto così e invece pensavi cos'ha? L'altro ieri mi hai detto cos'ha e invece pensavi così. Cos'è cos'ha? Così cos'è? Questo ma che cazzo dici? Si litiga per delle cazzate finché l'uomo propone alla propria donna una via di fuga, andiamo a fare un viaggio, i pacchetti, no? 9 giorni tutto compreso, andiamo, fuggiamo. E vi racconto, io sono stato a Haramain in Egitto a giugno, Haramain in Egitto a giugno. La vita al cinema. Entro in agenzia di viaggio, si alza uno 180 centimetri cubici, 100 denti, 100 penne. Buongiorno, mi distrugge la mano. Poi fa: guardami. Hello, la me. 9 giorni tutto compreso, vuota la mente. Hello, la me. Hello, la me. Vuota la mente. Hello, la mente. Poi mi fa contare fino a 21 dietro una tenda. Mi rimette lì: buongiorno, desidera? Buongiorno, desidera? Quello ha detto te. Calma, vediamo se ce l'ho. Sì, doveva averci. Sì, c'è. È interessante. Vado alla mia moglie, sono contento, ci andiamo a Ella Lamé in Egitto. A giugno sei contenta? E lei: farà freddo? Giugno, Egitto. È facile, sono due G. Giugno, Egitto. Questo l'ho fatto a Salerno, non ha capito nessuno. Non ha ancora lì che ci pensa. Che fa? Magari lo porto al golfino. La sera magari è umido. Me lo chiedi ora. Mancano mesi, 4 al viaggio, me lo chiedi ora a me. Porto di lana? Cosa? Golfino, porto di lana? Ce l'avrei anche di lino. Di lana o di lino? Ce l'ho anche misto lino lana? O lino misto lino lana? Impiccati, ti verrò. Quando è che l'uomo si prepara la borsa quando va in vacanza? L'ultimo giorno no, l'ultima ora no, il tempo che viene sull'ascensore se lo ricorda, dà la pedata all'armadio e casca un trollo in qualsiasi, lo squarcia con un coltello, un jeans, una mutanda, una ciabatta e se lo porta via. Mia moglie no, apre la finestra, un piccolo lontano, fa capolino, un trollo comprato dai cinesi, nero, come minimo sui 12 metri. Si muoveva così, sembrava il carnevale di Reggio. Si muoveva perché sotto aveva 40 persone fra scerpe e pareti che lo spostavano. Lo alzano. Era alto quanto l'armadio. Ho detto a mia moglie: mettiamo le ruote all'armadio e portiamoci all'armadio. Ma come sei scemo? Andiamo all'aeroporto, giorno del viaggio, arriviamo lì, trolleino e trolleone. Signorina d'Italia che ci fa il check-in. Signor Micone, credeva il festino? Credeva il festino? Credeva il festino? Signorina, sotto le mani non ce l'ha il computer. Ce l'hanno portato via perché c'è la crisi. E che cazzo sta facendo? Lavoro all'Alitalia da 25 anni, ormai se parlo devo muovere le dita. Mi dà fastidio? Mi dà fastidio? Ma un po' all'inizio, ora no. Mette le valigie sul tapiro là e ci fa: le vogliamo salutare per sempre? Nel senso che girate l'angolo col cazzo che le vedrà, glielo scrivo col cazzo, no,
aereo, salgo, ero il primo, guardo le cappelliere piene di trolley. Sono il primo, è impossibile, sono il primo. Costruiscono gli aerei nuovi già con le cappelliere per i trolley. Il piccolo trolley lo metto sotto il sedile, arriva subito, no, se si fa, non si più, di sicurezza. Ma io il trolley dove lo metto? Sono il cappelliere? Ma se te guardi, vedi che sono pieno il cappelliere? Arriva l'altra hostess così. Questa nel bagno si è fatta di crack. No, si era tirata troppo la coda. Sembrava Claudio Baglioni all'ultimo concerto. Terza host, gentile, Luana, col taglio verde, sulla rastrozzo verde, gentilissima, ci parla dell'aereo, tutti 80 persone sedute, come ci parla dell'aereo? Tutti quei giornali, non la guardava nessuno. Beppe Contratto è costretto a sorridere. Poi ho sentito quello che ci diceva, sorridendo. Andate a fanculo voi. Qui per il fondo. Questi sei famosi che ci ho di lato. Anche se non li vedo, questi 15 stronzi che ci ho dietro. E se potessi vi farei un muso così. Allora, mia moglie soffre di vertigini. Questa a Salerno non l'hanno capito. Sedile, finestrino, ala, io. Prima del viaggio, visto che lei soffre di vertigini, mi sono arrampicato sull'ala con dei pennarelli colorati. Sull'ala ho disegnato un casolare, le mucche, l'oro, il grano. Così lei sta tranquilla. Si muove, rolla per le piste, mia moglie, lo vedi che non sa dove andare? È confuso? Stai calma, mettiti la cintura, perché non ti metti la cintura? Mettiti la cintura, no, perché azzurra c'ho la gonnellina rossa e non ci dice. Decolliamo, arriviamo in quota, lei, digli di andare piano. Guarda che se va piano va giù. Sono delle formule matematiche. Qui, attenzione, rompe i coglioni in questo modo. Mi sento soffocare. Mi metti l'aria? Ah, senti come fresca e fredda, spegni. Non respiro, metti l'aria? Rimani ora, spegni. No, l'accendi, spegnendola. Tutto il viaggio così, sembrava una maggiorenne. Dopo due ore faccio così, mi accorgo che il tatuaggio che avevo qui mi era scivolato. C'era Guevara. Comincio a incazzarmi, tiro fuori il brochure da sedere davanti, anche lì disegnato una ragazza sorridente, lì sorridono tutti. E c'è scritto cosa devi fare se viene giù l'aereo. Che cazzo devi fare? Devi tirare fuori l'osario. C'è questa ragazza che fa dei movimenti, sono dei disegnini. C'è giù l'aereo e sorride lei, Le mani le scarpe. Ma che cazzo sorride, sta morendo? Levarsi i calzini, piegare i calzini, metto le scarpe. Scarpe una fianca all'altra, qui c'è il salvagente, il fischietto te lo metti nel culo e ti metti. No, signori, io ho gli ultimi 5 minuti della mia vita, io mi trombo la vostra. Rumore dell'aereo, quando si viaggia? Veniva dentro la tenda, sono curioso.
c'era un ciccione, tutto vestito di nero, scritto all'Italia, rumorista. Oh! Gli faccio, ma che cazzo fai? Oh! Wow! Wow! Non c'è lavoro! Wow. Dagli altoparlanti, attenzione, c'è il capitano, Antonio Cantagalli, devastato dalla noia perché c'ha 5 viaggi che fa, questo è il sesto, dalla cabina di pilotaggio, veramente ucciso dalla noia perché questi aerei sono moderni, fanno tutto loro, è tutto automatico. Io me lo immagino così, che ci parla. Comincia, dino, 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 dino. Arriva lui. Questo Boeing, scusiamo le giornalità dei tecnici, questo Boeing 725 forse no, con la collaborazione di SkyTeam felici di avere voi, felici di avere, stai morendo, che cazzo dici? Vediamo alcuni dati tecnici, chi ti controlla? Nessuno, puoi dire cosa ti pare? Sì. Temperatura esterna, meno 40 Celsius, farà night, farà giorno, ora vediamo. Vogliamo l'altitudine di 42.000 piedi e mezzo. Quindi c'è talmente arrabbiato, questo ora si picca, no, traduce, non c'è un inglese nella cabina, tutto. Tutto quello che ti traviamo. Fedelmente. Comincia a fare. Full size. Full quarter. Boys have 7, 2, 3. Maybe 9. Chissà l'inglese ride se no. 2, 3, 4, 5. 1400. Fai fumasci, sai proprio? Vuoi fare forza? Ma con chi parla? Poi impazzisce, prima il fuoco, pace, sì, poi, quando ci vuoi, metto fuori, quanto. Arrivano le hostess, carine quanto vuoi, ma spappolate dai viaggi, fusi orari, proprio fuse, quindi tornano l'ebo, poi si strombano gli steward, poi fusano, non capiscono più un cazzo. Eccole che arrivano, parlano piano, per mettersi in difficoltà, già quello fa, col carrellino che si raggiunge in fondo e fanno così. Allora vi consiglio di rispondere delle cose vaghe, mi sa che avete capito un cazzo, le cose vanno sempre bene, tipo ma perché no, oppure ma sì, la vita è una sola. Da bere. Cosa? Guardi gli altri, c'è chi aiuto, tutti così. Quello più vicino, qui col pedalero, c'è scritto cazzi tuo. Allora c'è chi capire dal movimento delle labbra, dal labiale. Lei se ne accorge, cosa fa? Vent'anni di professione, ma solo biscotti e salatini, vent'anni. Da mangiare abbiamo biscotti? Biscotti e salatini, ora subito. Il bagno così, una porta così, scritto open, vuol dire muori. È libero il bagno, toilette? Yes. Entri. Una trappola, da osso. C'è dentro la custodia degli occhiali. Nessuno spazio vitale, non puoi girare nemmeno la testa. Sei chiuso dentro.
faccio fare la pipì. Allora vai a memoria, un palmo dall'ombelico, 4 litri dalla coscia, era qui, 2 coordinate, lo trovi. Fai la pipì tipo Ray Charles, Giorgia, Giorgia. Alla quarta goccia, sono andato a posto, turbolenze delle testate mostruose, che manco a sentire, la faccio così. Ti faccio acquare male, attenzione, una via crucis. La mattina così, so, sapone, un chilo di gel, bravo, 2 chili di gel. E ora pedale, water. I primi 20 minuti non succede un cazzo. Secondo me va giù la ruota dell'aereo. Quella davanti. Comincia a fare piffi piffi. Un finino d'acqua, nemmeno la cucina di Barbie c'ha 2 chili di gel. Che cazzo faccio? Poi ti dà l'idea, eh? Poi Silvestre Stallone. Occhio al pulsante e lo sciacquone, bianco così. Cacca, tacca. Sciacquone zitto, non succede niente. Lui lo sciacquone aspetta che il tuo battito cardiaco torni regolare. E proprio quando non ci pensi. Cioè le mesh di paura così. Ti ha aspirato i peli del petto, la foto della patente, tutte le otturazioni che avevi in bocca e anche l'anima. Bene, avete visto che piano piano il surreale sta entrando nelle vostre menti, che all'inizio erano diffidenti? Basta lasciarsi andare, vedi, cazzo. Allora, Pierino... Allora, visto che sento un pubblico sempre più caldo, sempre più smart, sempre più coinvolgente, vi voglio librare in un pezzo molto surreale. Questo non è facilissimo, alcuni di voi non lo capiranno, però magari domani mattina seduti sul cesso riderete da soli. Non chiamate la guardia medica e con le mie battute che finalmente sono arrivate. Questo l'ho fatto in TV almeno 6 anni fa, con grande paura, perché ho detto qui io mi gioco la carriera, qui non ride nessuno. All'Arcimboldi c'erano 2600 persone, ho detto se non ridono io sono finito. Hanno riso. Quindi dovete ridere anche voi. Solidarietà. Grande complicità fra il cavaliere, l'uomo, per milioni di anni, e sotto il suo culo c'era sempre un cavallo. Cavallo, cavaliere, cavallo, cavaliere. E il cavallo non era solo un mezzo di trasporto, era molto, molto di più. C'era un feeling particolare. Bellissimo. Milioni di anni, perfetti. Poi a un certo punto un americano, un certo Ford, inventa in America il motore a scoppio. Dopo 20 minuti da quella invenzione, nel mondo sono spariti i cavalli. Siamo rimasti così. Ecco perché molti uomini, dopo qualche anno che sei sposato, c'è un po' di soldi da parte, cominci a avere un desiderio nuovo. Ti vuoi comprare la moto? Che ci ricordiamo di essere stati dei cavalieri. Questo la moglie non lo può capire. Quindi non te la devi comprare la moto in senso di colpa, stupido. Ma usa l'ingegno. Prima regola, non lo dire a tua moglie. No. Presente il macellaio con i coltelli? No. No. Seconda regola, paese piccolo, travestiti. Il nero va su tutto, Zorro. Baffetti adesivi, biadesivi. E si sono azzurro, tutto nero, entra in negozio di moto così. Buenos dias, sono. Sarei Diego della Vega, ma faccio part time. C'è una moto nera che ci abbina il mantello. Ti compri la moto, zitto, te la metti dentro il tuo garage, sotto del cellophane, e ti fai trovare a casa con la rivista la mia moto. Non mi è morto io, moltissima, molto alta,
la mostarda sulla mutarda. Costa poco, carina, costa poco, sportiva, costa poco. Ce l'hai già. Dopo due ore, da un tombino in salotto, esce tua moglie così. È stata in garage. E ora vi racconto il dramma che ho vissuto io. Lei. Sono stato in garage? Nel nostro garage? Apro il garage? E sotto del cielo fai. Guarda che sto parlando con te. Te lo ridico? Te lo ridico. Sono stato in grado. È nostro. Apri il c'è una moto nuova! Guarda che te lo ridico, ho aperto il garage, sotto il cielo faccio una moto nuova! Ma di chi è il cielo fa? Questa battuta l'ho fatta 4 anni fa in un paesino sperduto in Lombardia, quando sono in Lombardia dico del Veneto, che cazzo me ne frega. Molto piccolo, in mezzo alle pannocchie, forse troppe pannocchie, fa il mondo del paesino, 16 panche, vecchietti davanti con lo scialle, vecchietti dietro al bastone, giovani, zero. Io faccio la battuta del Celofan, immaginate la scena, Celofan, tutti 80 persone, così. Capisco che la battuta non è andata benissimo. Col pensiero accendo la macchina. E senza fare nemmeno manovra torno a casa. 384 km in retromarcia. Arrivo alle 6 di mattina a Livorno così. Mio fratello mi aiuta a uscire, mi porta da un chiropratico, si nega, un fabbro si nega, aspetto che la concessionaria apra e cerco di vendere la macchina, nonostante la posizione me la comprano e me l'hanno pagata bene perché meno 384 chilometri. Ma dopo 5 giorni, grandi sensi di colpa, mi divoravano. Telefono al sindaco del paesino. Com'è la situazione lì? E lui con un filo di voce, sono ancora là. Ma se minaccia pioggia, ricopriamo con un telo. E io, che tipo di telo? Ora vi devo confidare.
indovinare una cosa, però non lo dovete dire a nessuno. Questo tipo di comicità, rispetto ai miei colleghi, è circa 15 anni avanti. Un grande senso di solitudine. Non lo dite in giro. Ah, Migone, ieri ha fatto il pezzo al cielo. Lasciamo che passi. Chi se ne frega. Bene, ora c'ho quest'ultimo pezzo che c'è un volo per Los Angeles. Fermo Los Angeles, fermo Los Angeles. Fermo, cos'è? Fermo è sempre rosso, se va. C'è rosso, poi è rosso e poi rosso. Cazzo di... Gemellata con chiusi. Fermo, chiusi, fermo. Signori, siamo su questa crosta terrestre, non so da quanti anni, su questa crosta terrestre, quindi siamo praticamente dei crostacei. Inseguiamo non so cosa, siamo inseguiti non so da cosa, forse ormai le religioni non bastano più, le droghe non fanno più effetto. Siamo persi nell'oblio del nulla. La domanda è una, tutte le mattine, ma che cazzo devo fare per pagarmi un mutuo? E quando finisco di pagarlo? Ah, l'ho finito, bravo, c'hai 70 anni. Ma dove cazzo vai? Vabbè, non mi voglio inquietare. Una cosa veramente che ci tiene in vita è la passione uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, come vi pare, ma è il duende, la sessualità. Quello è il motore del mondo. Quello ci tiene veramente vivi, ci fa sentire unici. Però, nelle giovani coppie, sposate, appena sposate, questa voglia di trombare dell'uomo è illimitata, esponenziale. Vorrebbe trombare 365 notti in un anno, abbiamo la criptonite nei coglioni. Nella giovane sposa questa voglia, anno dopo anno, scema. Non perché scema, scema. Per noi è scema, comunque scema. E dopo 5, non più 6, facciamo 7. 8 anni, lei, la nostra lei, ci costringe a una cosa terribile. L'eremosina sessuale. Ma non per me, per lui. Lei non ti caga di pezza, e se disperato la tradisci perché non ti caga di pezza, ti prende la casa, ti brucia il cane, ti scuoia lo scoiattolo, te ne fa di tutte, è tradito, sì, pezzo di merda. Ora vi faccio questa scenetta vera, mio figlio ha 16 anni, io e mia moglie, ma vi ci ritrovate tutti. Siamo soli e mia moglie, tu ti tieni calmo, perché se ti tieni calmo hai più probabilità. Entri in casa e lei la senti che entra in casa, boh, ti fai subito la doccia, doccia preventiva, oppure tanto profumo. Mi fai, senti Bernardo, il nostro figlio Bernardo, è uscito con gli amici, mi sta mangiando una pizza, no? Sta fuori 2-3 ore. Siamo qui, siamo sani, vedo che c'è il letto lì. Perché lo facciamo? Mi è venuta un'idea così. Te la butto lì, ma noi lo facciamo l'amore, perché magari facciamo l'amore, vedi, c'è il letto lì, andate fuori, 2 ore fuori. Io casualmente mi sono lavato, ho fatto la doccia ora, sono inciampato dentro la doccia e mi si è aperto il lavandino, l'acqua, mi sono lavato anche i capelli. Lei mi guarda, no, ciao, mitra che spara i no, trivellato dei no, meno male, un botto di proiettile, che la conosco, mi viene una rabbia dentro, ma una rabbia, ma la devo contenere, perché la rabbia non ti porta da nessuna parte, la devi mettere dentro. Aspetti 3 giorni, la rabbia cresce, te la uccidi, la metti dentro. Non muore, viene, te la metti dentro. Allora, qui la ammazzeresti, però devi fare, ciao. Ho dato
380 euro a Bernardo per comprarsi 130-140 pizze, con delle birre da amici, pagato anche gli amici per andare a mangiare questa pizza, sarà fuori 16 ore. Vedo che c'è un letto lì, io mi sono fatto la doccia un minuto fa, ho anche assordato il cane, perché no? Tante volte mi sono venuto, te la butto lì, vai, non la vuoi, no. Non da 30, da 31. E pensi, cazzo, in 31 giorni, un'attacca di libido nel braccio. 31 a 1. Uccidi tutta la rabbia che hai dentro e vorresti dare proprio sul fuoco. Ciao. C'ho ancora i capelli bagnati. Ho comprato 5 pizzerie a Bernardo, 780.000 euro, come investimento. Starà fuori 6 mesi perché fa anche il corso a Napoli di pizzaiolo. Ho fatto costruire in ogni stanza un letto matrimoniale. Quelli che piacciono a te con i tuoi copriletti. Anche in corridoio l'ho voluto mettere, non ci stava? Stava così. C'è il letto, io sono sano, te sei sano, ma perché non si trova? No! Con la mamma di lei che tiene le cartucce. No! Che se mangiano non la scoprirete mai. Poi magari, quando meno te l'aspetti, perché andare imprevedibile, boom, te la dà. Quei puffi rossi qui? Non lo ricordavo così bello. Corri, esci, lo vuoi dire agli amici al bar, martedì chiuso. Mi fa trovare solo martedì, così non posso dirlo agli amici. E poi mi rivolgo ai precisini, a quelli che prevedono tutto della vita, che hanno i golfini stirati, che mettono i 50 euro dentro la macchina, non si sa mai, che danno le chiavi a quello del tabaccaio, e se poi prendiamo le chiavi c'è il tabaccaio, che prevedete tutto, siete già morti. Nel sesso non funziona, signori. Ah, dormiamo stasera perché domani è sabato, si può dormire. No, belli. No. Deve essere creativi nel sesso. Avere idee. Essere puri. Cazzo. Cucina. Lei è lì, tavolo di marmo, farina, sta facendo gli gnocchi senza volerlo, sculetta, ma non... Non è gestito quel culo, va per cazzi suoi. Anche i tuoi occhi non lo volevano seguire, invece sono calamitati questo culo che va di qui e di là. Come in un videogioco, nella polvere di questa farina, questi gnocchi sembrano delle pecore, un prato. Invece che un cazzo, sudi, ti vibra l'elastico della mutanda. Sudi tanto, si stacca le basette. Sembra una poiana sul topo. Punto non ce la fai più, bah, la sbatti sul tavolo. Lei si salva la vita perché con tutti i gnocchi appiccicati qui. E fai dai, facciamo l'amore, dai, facciamo l'ora. Che cazzo ce ne frega? Ma c'ho i jeans nuovi. Ma che cazzo te ne frega le jeans? Ma sono elasticizzati. E allora non vengono via. Non vengono via. Con la farina vengono via. Ci devono mutare da sub con la farina. No, ti ho detto di no, vabbè, la facciamo sulla lavatrice. Ma il primo risciacquo, la centrifuga, ci sono 40 minuti. Ti scivola un coglione e se ne va da solo. Allora la sedi sul tostapane e metti un minuto. Tacca, 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 le vengo a me il tostapane, perché fra un minuto 4 fette biscottate. Ti si fionderanno nel culo. Viva l'amore, signore! Buonanotte! Non
E si è appena conclusa questa serata al Gambero con l'ospite della serata Paolo Migone, tantissime risate e soprattutto tantissima cordialità da parte dell'artista. Insomma, Piero, questa sera una ricercatezza particolare del menù, tantissime presenze, quindi insomma i vostri sforzi sono ripagati dai numeri. Sì, una grande soddisfazione perché abbiamo conosciuto un personaggio veramente eccezionale, bravo come persona, una comicità particolare, la gente si è divertita tantissimo. Il menù che abbiamo proposto, diciamo, alcune nostre specialità, gli spaghetti di seppie, poi delle lasagne col pesce e poi una pescatrice avvolta nello speck con dei contorni misti. Quindi un buon menù, la gente ha gradito e questo ci riempie di grande soddisfazione. Soddisfazioni che continueranno perché la comicità continua, infatti già alle nostre spalle potete vedere, aspettando il carnevale arriverà anche Martufello, quindi insomma solamente grandi personaggi qui al Gambero. Sì, arriverà Martufello, è rispetto a stasera un altro genere, ma un personaggio storico, quindi una comicità diversa. Però è sempre un grande artista, quindi noi continuiamo ecco, con queste serate sempre di più per cercare di portare gente che si possa divertire a un prezzo anche contenuto, perché la cena più lo spettacolo diciamo costa 50 euro, quindi ecco, non è un prezzo accessibilissimo, quindi ecco, in un momento anche di grossa difficoltà economica noi vogliamo dare questo messaggio, ecco, che qualità sia nello spettacolo che nel cibo, ecco, un prezzo diciamo che è molto accessibile, quindi ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Beh, tra l'altro poi ci sono degli abitué qui del Gambero, ma questa sera anche tantissime nuove persone che hanno scelto il Gambero e sono rimaste soddisfatte. Noi abbiamo comunque già fatto delle domande durante la serata, quindi tantissima gente che tornerà, anche perché veramente il prezzo è irrisorio. Leggendo 50 euro, se basti pensare che insomma per andare ad un teatro e vedere uno spettacolo insomma di questi artisti si spende anche molto più, è come se la cena fosse quasi un regalo, e sicuramente è un ottimo regalo perché se si va a pensare anche alla qualità del pesce, è stato nominato questa sera anche a Ittico, di cui insomma voi andate molto molto fieri. Sì, questa realtà associativa dei commercianti di pesce a Civitanova Marche, quindi prodotto fresco e di cui ecco noi siamo in prima fila come attraverso mio fratello che è il presidente di questa associazione. Sì, prima dicevi una cosa importante, cioè che stasera c'è stata tanta gente nuova e questo secondo me è proprio una grande soddisfazione, cioè avere ancora dopo 40 anni di attività avere gente nuova che viene qui per la prima volta, e quindi questo per noi è un bel segnale importante di questi tempi. Allora Piero, ricordiamo gli appuntamenti agli amici a casa, innanzitutto il 6 aspettando carnevale con Martufello, e poi arriva anche la giornata dedicata agli innamorati che però raddoppia qua il Gambero, perché qua parliamo di 13 e 14 febbraio, Piero. Sì, allora San Valentino è il 14, quest'anno capita di domenica, quindi noi pensiamo che tante coppie verranno anche sabato sera, perché poi come scavalca mezzanotte logicamente saremo ancora qui, quindi festeggeremo Valentino nelle prime ore, e quindi ecco faremo questo bis il 13 e il 14 con le Miss Fever che ci lideranno con questo repertorio che va dagli anni 50 fino agli anni 90 e oltre, e quindi un buon cibo, un buon menù sempre a 50 euro, sempre a questo prezzo. E quindi cosa aspettate? Prenotate e venite al Gambero, e mi raccomando seguite sempre il social network Facebook perché sarete informati su tutti gli eventi del Gambero. Grazie Piero e salutiamo tutti voi a casa. Grazie a voi.